Sta cambiando, creando molti problemi con i cambiamenti climatici. La nostra Costituzione è stata ampliata per contrastare tali eventi. All'inizio dell'anno la Costituzione è cambiata, quindi poi la dottoressa, che è l'avvocato che parlerà, ci parlerà della Costituzione e ci parlerà di come la legge ha cambiato questi eventi. Quindi noi tutti insieme, a voi, vogliamo che diventiate paladini del cambiamento. Voi sarete i messaggeri per cercare di aiutare il mondo a cambiare, affinché voi, ma non lo facciamo solo per voi, ma anche per i vostri figli, abbiano una vita migliore e più serena. Mi raccomando, questo è proprio il problema in cui noi dobbiamo andare a toccare. Quindi adesso do la parola al vostro preside, che ha permesso ai vostri insegnanti di incontrarci e di fare questo stage di formazione. Andremo poi insieme, adesso dico una brutta parola che poi vi rientrerà, ma bisogna cominciare a entrare nel mondo, vedere il feedback. Quello che andiamo a capire che cosa avete assimilato, in modo tale che noi, se facciamo altri interventi, cercheremo anche di migliorarvi, perché anche noi non siamo perfetti. Grazie ragazzi della vostra attenzione. Allora, modifiche alla Costituzione in tema di ambiente. Questo è l'argomento dell'incontro di oggi. Vi volevo raccontare una cosa. Voi non lo sapete, ma nel 700, nell'800, gli stranieri venivano in Italia per fare il Grand Tour, si chiamava così. Era una specie di grande viaggio di istruzione, chiamiamolo così, o turistico, per imparare, per vedere le bellezze dell'Italia. Noi adesso diciamo, attenzione, bellezze dell'ambiente. Loro dicevano il paesaggio nell'Ottocento era importantissimo. Facevano dei quadri stupendi che le vostre professoresse di arte vi spiegheranno, Turner, Constable e anche tanti altri, sul paesaggio. E infatti nella nostra Costituzione, l'articolo 9, si parlava proprio di tutela del paesaggio. Nel 48, quando è stata fatta la Costituzione, non c'era ancora questa coscienza ambientale. Così, negli anni 80, i giudici della Corte Costituzionale si sono dovuti un po' arrampicare. Perché? Perché qualcuno, c'erano delle questioni importanti, anche processuali, no? Di deturpazione dell'ambiente, chiamiamolo così. E qualcuno aveva anche sollevato l'aspetto costituzionale. Gli avvocati, sapete cosa hanno fatto? Hanno detto, guardate, è vero che nella Costituzione non c'è scritto la parola ambiente, però mettiamo insieme il 9 con gli articoli sulla salute e capirete quindi che comunque la Costituzione vuole che sia tutelata la salute, e tutelare l'ambiente vuol dire tutelare anche la salute. Hanno dovuto arrampicarsi sui vetri. Nel frattempo, in tantissimi altri paesi europei e non solo, sono stati inseriti nelle carte costituzionali degli articoli o comunque dei commi relativi alla tutela ambientale, e l'Italia è arrivata per ultima, pensate, nel febbraio di quest'anno a fare queste modifiche ambientali. Questo è stato importante perché io amo il bello, amo il patrimonio artistico, culturale, storico, vi assicuro. È bellissimo, veramente, tutto quello che abbiamo, pensate anche solamente, semplicemente a Pavia, il castello, la Certosa, le chiese, San Pietro in Ciel d'Oro, per esempio, stupende, fantastiche. Però noi dobbiamo assumere un'altra prospettiva, dobbiamo passare dal bello al bene, cioè, altrimenti saremmo un po' egoistici se noi badassimo solamente al bello. Perché? Perché avremmo una visione corta, un po' miope, cioè ci interessa il bello perché ne possiamo godere nella nostra vita, possiamo andare a visitare luoghi stupendi, però non ci interessa quello che accadrà alle generazioni future. E questo è il bello, che è comunque una cosa importantissima da tutelare. Invece tutelare un bene,
vuol dire lasciare un patrimonio, un'eredità anche a quelli che verranno dopo. Ecco perché passare solo dalla tutela del paesaggio a quella anche dell'ambiente. Queste sono le cose che volevo dirvi per introdurre, ma indubbiamente la dottoressa sarà molto molto più dettagliata, anche perché ha le competenze giuridiche, Silvia, giusto, per aiutarci in questo percorso. Grazie. Ecco, adesso la dottoressa avvocato Farinotti del Foro di Pavia vi spiegherà un po' della Costituzione e quali sono state le modifiche che hanno influito nella speranza che il mondo diventi migliore. Che il mondo diventi migliore. Passo la parola all'avvocato. Ah, scusate, proprio in questi giorni c'è la COP27, c'è un incontro di tanti paesi, appunto 27 paesi, proprio sulle questioni ambientali. E anche i nostri rappresentanti sono andati là per parlare, per discutere e per trovare delle soluzioni. Quindi sono cose importantissime, perché noi non avremmo mai pensato, qualche decennio fa, che alle Maldive, nei paradisi veramente bellissimi da un punto di vista paesaggistico, ci fosse la plastica, che ormai davvero anche in questi posti bellissimi ce n'è fin troppa, e anche gli animali cominciano a risentire di questi cambiamenti disastrosi dal punto di vista ambientale, perché è importante anche ricordare gli animali, perché comunque è tutto un ciclo, perché non possiamo pensare, ve l'ho detto prima, solamente a noi stessi. Scusate, mi ho dimenticato di dire questa cosa. Grazie, buongiorno a tutti. Come è stato detto, io mi chiamo Silvia Farinotti e sono avvocato principalmente del Foro di Pavia. Inizio dai ringraziamenti. Ringrazio prima di tutto voi ragazzi che siete qui, i vostri insegnanti e il vostro dirigente, che hanno consentito l'organizzazione di questo incontro e di questo progetto, perché effettivamente è un progetto molto avveniristico per la pubblica amministrazione e si incastra dal punto di vista temporale proprio appena dopo delle modifiche della nostra carta costituzionale, che sono effettivamente da considerarsi epocali, cioè inedite. Nella nostra Costituzione vedremo che sono state introdotte delle espressioni assolutamente nuove per il linguaggio del legislatore della Carta Costituzionale. Io penso che lo scopo di questo incontro debba essere, al di là, della formazione di tutti noi in ordine a questi temi, debba essere anche un tentativo di sviluppare una sensibilità da parte di ciascuno di noi, da parte di ogni cittadino, nei confronti della tutela dell'ambiente, ma non in senso passivo, cioè osservo l'ambiente, lo rispetto e lascio che venga fatto rispettare da chi ha la competenza per farlo rispettare. Il punto di vista, a mio modo di vedere, deve essere il contrario, cioè io, cittadino, ciascuno di noi, voi ragazzi, ciascuno di noi deve considerarsi protagonista della tutela dell'ambiente. Ambiente, tutela dell'ambiente da intendersi in senso ampio, come vedremo. Protagonista perché ciascuno di noi quotidianamente fa delle scelte comportamentali che devono diventare consapevoli dell'effetto, dell'impronta che lasceranno nell'ambiente, non solo l'ambiente così come è caratterizzato attualmente, ma anche l'ambiente che sarà del futuro, delle future generazioni. Perché dico che voi ragazzi e ciascuno di noi deve considerarsi protagonista? Perché il ruolo di protagonista delle future generazioni, e quindi anche della vostra,
è stato riconosciuto per la prima volta, come vedremo, espressamente nel linguaggio del legislatore costituzionale. È la prima volta che nella Carta Costituzionale si legge il riferimento espresso alle future generazioni. Quindi ciascuno di noi deve essere protagonista di quello che vedremo, spero di non annoiarvi troppo, e dall'altro lato vi chiedo se avete domande o anche qualche osservazione compatibilmente alle regole che vi hanno dato i vostri insegnanti, fermatemi e parliamo, io dico come avvocato, in contraddittorio, cioè contraddiciamo contestualmente al momento in cui stiamo trattando un argomento. Allora, abbiamo visto che abbiamo detto che le norme della Costituzione, della nostra Costituzione, sono state modificate, in particolare dalla legge costituzionale del febbraio del 2022. Vediamo quali sono state in dettaglio le modifiche a due articoli della Costituzione, l'articolo 9 e l'articolo 41. Allora, come premessa vi dico che queste due modifiche sono state introdotte nella parte iniziale della Costituzione, che elenca dettagliatamente tutti i diritti e i principi fondamentali di ogni cittadino italiano. Vi faccio un esempio, una carrellata velocissima. Le modifiche sull'ambiente sono state introdotte dopo che si dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo, i diritti dei cittadini sono inviolabili, ogni cittadino ha diritto a pari dignità sociale, è compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo di ordine economico che impedisca ad ogni cittadino, quindi a ciascuno di noi, di esprimersi al meglio delle proprie capacità e possibilità. Tutti i cittadini hanno diritto al lavoro, ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso del Paese. La Repubblica tutela le minoranze linguistiche, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Ecco, subito dopo questo elenco di principi che davvero sono fondamentali per un ordinamento giuridico democratico come il nostro, subito dopo il legislatore costituzionale tratta della tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della tutela della cultura, della ricerca scientifica e tecnica. Subito dopo questi fondanti valori intellettuali e culturali vengono introdotte queste modifiche. La Repubblica, articolo 9, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Come si diceva prima, questa introduzione del riferimento alle future generazioni è davvero una svolta epocale e che probabilmente costituisce un inizio in materia ambientale, ma che probabilmente come riferimento verrà preso ad esempio per altri istituti costituzionalmente garantiti. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Allora, questa modifica dell'articolo 9 è stata ovviamente adottata con il procedimento di adozione ordinario delle modifiche legislative in materia costituzionale. Come è ovviamente, come ciascuno di noi può immaginare, la nostra carta costituzionale, tutte le carte costituzionali di tutti i paesi democratici, è costituita da un nucleo di norme che fondano il paese e in quanto tali non possono essere modificate con procedimenti di modifica legislativa non rafforzati.
In questo caso vi faccio notare che sia questa modifica che quella che vedremo all'articolo 41 della Costituzione sull'esercizio della libertà di attività economica privata, in realtà queste due modifiche sono state adottate senza nessun voto contrario. Quindi sia alla Camera dei Deputati che al Senato, quindi entrambe le Camere che costituiscono il nostro Parlamento, hanno adottato queste modifiche non solo con la maggioranza assoluta prevista dalle norme, ma addirittura con l'unanimità. Ciò significa che il legislatore costituzionale, o comunque il legislatore, ha raggiunto, ci si augura ovviamente, un livello di consapevolezza e di allerta nei confronti dei temi ambientali di alto livello, tanto da iniziare a riconoscere la tutela dell'ambiente come un diritto costituzionalmente garantito. E diritto costituzionalmente garantito vuol dire che non è un mero diritto riconosciuto da una norma di legge, che in quanto tale, quindi, se violato, comporta il sorgere di una serie di diritti di ogni cittadino, ma significa che questo principio costituzionale costituisce un principio la violazione del quale va a ledere i diritti fondamentalmente garantiti e quindi il diritto di ciascuno di noi di ricorrere a corti superiori che ci devono tutelare dal tentativo di violazione di una norma fondamentale. Quindi, dicevamo, il livello di consapevolezza del nostro legislatore sembra, anche a giudicare dal numero dei voti, dall'assenza di voti contrari, sembra un vero e proprio cambio di passo, un cambio di passo nei confronti della sensibilità o sotto il profilo della sensibilità nei confronti dell'ambiente, che però non viene definito banalmente ambiente, ma viene declinato, cioè specificato, con ambiente, biodiversità ed ecosistemi, e vedremo qual è la distinzione di ciascuno di essi e qual è l'importanza di aver declinato il termine generale ambiente in queste specificazioni. Subito dopo il riconoscimento della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi si fa riferimento alla tutela degli animali. Anche questa introduzione nelle norme costituzionali è una svolta epocale, ma non solo. Addirittura si dice che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme della tutela animale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel nostro ordinamento il legislatore, il Parlamento, esercita, appunto il Parlamento esercita il potere legislativo. Poi però ci sono delle materie nelle quali le regioni e le province autonome e le regioni a statuto speciale, province di Trento e Bolzano e regioni a statuto speciale, hanno un potere legislativo in alcune materie. Il dire in Costituzione che la tutela degli animali è disciplinata dalla legge dello Stato vuol dire che lo Stato si è, noi diciamo, avvocato, cioè si è preso il potere di disciplinare per tutte le regioni, diciamo, il quadro delle norme che saranno, appunto, che avranno come oggetto la tutela degli animali. Poi ciascuna regione potrà, specificando quel potere statale, entrare maggiormente nel dettaglio, ma il quadro della tutela degli animali lo Stato ha deciso di avocarlo a sé, cioè di prenderselo sostanzialmente, ma questo non certo per un tentativo di abuso di potere nei confronti delle regioni, ma semplicemente per avere la certezza costituzionale che la tutela degli animali debba essere disciplinata da un'unica fonte normativa uguale per tutti. Poi il dettaglio può specificarsi all'interno del quadro generale.
L'altra modifica, sempre in tema di ambiente, è introdotta nell'articolo 41, sotto due profili. Il primo, è vero che l'articolo 41 ci dice che l'iniziativa economica privata è libera, questo in ogni Stato democratico. Io posso decidere, scusate, non voglio essere banale, ma così almeno ci capiamo direttamente, io posso decidere di aprire un negozio, posso decidere di fare il distributore di merci su strada, posso decidere di aprire un locale per le feste, questa è l'iniziativa economica privata e quindi io sono libera, senza necessità di autorizzazione, anche se devono esserci una serie di requisiti che riguardano l'igiene e la sicurezza. Ma questa iniziativa economica, che appunto principalmente ha lo scopo di carattere economico riconosciuto dalla Costituzione, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Apro un negozio che danneggia la salute del quartiere in cui io ho aperto il negozio, in contrasto con l'utilità sociale. Oppure apro un negozio che impedisce ad altri di esercitare un'attività di altro genere perché strutturalmente contrasta con quelle. Ma non deve essere in contrasto e non deve essere tale da recare danno, questa è la modifica, alla salute, all'ambiente. E vedremo che questo legislatore ha strettamente connesso la salute con l'ambiente, perché il danno all'ambiente è stato riconosciuto, è un danno alla salute e quindi un danno per il cittadino. L'attività economica, questa volta sia privata che pubblica, deve essere indirizzata e coordinata a fini sociali, non deve essere in contrasto con l'utilità sociale, ma anche indirizzata e coordinata a fini ambientali, e vedremo come. Allora, abbiamo visto e abbiamo detto più che altro che queste due modifiche devono considerarsi due modifiche, una specie di rivoluzione copernicana, uno sconvolgimento, un rivolgimento del punto di vista della tutela della salute. È vero, la mancanza nelle nostre norme, come dicevi tu, diceva lei, dirigente, in realtà nelle nostre norme costituzionali la mancanza di riferimento alla tutela dell'ambiente aveva comportato, come giusto che sia, la necessità di affermare, non a livello normativo perché non c'erano norme, ma a livello giurisprudenziale, quindi nei processi amministrativi, civili e quant'altro, la necessità di sviluppare il concetto della tutela dell'ambiente. Ma grazie al cielo la giurisprudenza e quindi le sentenze che vengono pronunciate dopo i processi sono proprio un sintomo di come la società si sta evolvendo. E infatti il legislatore, legislatore accorto, spesso coglie queste modifiche della evoluzione sociale che si trasfonde nelle sentenze, coglie questi rilievi, coglie le lacune legislative ed arriva al punto, perché è l'unico legislatore che può farlo, di colmare quella lacuna, di inserire nelle norme ciò che manca, perché ogni norma che manca è una violazione dei nostri diritti. Se nella prassi sociale si sviluppa il concetto di tutela ambientale, ma nelle norme non c'è quel concetto, i magistrati, grazie a un ragionamento giurisprudenziale, possono arrivare a fare un ragionamento diritto alla salute, diritto all'ambiente sano, perché l'ambiente non sano lede la salute, ma il magistrato può arrivare fino a un certo punto, perché altrimenti va contro la legge, perché la legge non lo prevede. E quindi
è proprio l'evoluzione legislativa, viene proprio prima di tutto dall'evoluzione della società. La società si evolve, sorge la necessità di disciplinare un fenomeno e il legislatore lo disciplina. A quel punto, se c'è la disciplina normativa, chiaramente c'è maggior tutela. Scusate la parentesi. Cercherei di attirare l'attenzione sul vostro ruolo. La norma modificata dice proprio, o quantomeno attribuisce, a voi generazioni future, ma addirittura anche a quelli che non sono ancora nati oggi, riconoscimento costituzionale. È la prima volta che abbiamo delle norme nel codice civile, delle norme di legge ordinaria che non sono la Costituzione, quindi sono ad un rango leggermente inferiore, che ovviamente riconoscono e disciplinano i diritti dei nascituri, cioè quelli che dovranno nascere. C'è un esempio: il diritto a ereditare i beni del padre sorge non ancora nati da un certo punto in poi, ma è la prima volta che la massima norma a livello proprio dell'elenco nostro, la più importante, e quindi la Costituzione, riconosce diritto alle generazioni future. E allora noi dobbiamo prendere spunto da questo riconoscimento, far tesoro di questo riconoscimento. Noi che ci siamo dobbiamo farci parte attiva per andare fuori da questo bel quadro legislativo, perché la Costituzione è lo sfondo, adesso noi dobbiamo riempirlo di contenuti. È come costruire una casa, fare dei bellissimi muri perimetrali, ma poi lasciare all'interno della casa il vuoto. Sta a noi riempirlo in base alle nostre esigenze. E vi faccio un esempio: ci sono dei paesi che hanno avuto prima di noi delle carte costituzionali che alcuni paesi latinoamericani, che sono una lezione magistrale di tutela dell'ambiente. Purtroppo però quelle norme della Costituzione sono rimaste prive di applicazione concreta sotto certi profili, e quindi purtroppo ci sono dei paesi che hanno delle Costituzioni che tanti anni fa sono state riempite bene, ma poi nel concreto non sono state attuate, e quindi purtroppo e quindi anche qui dobbiamo prendere esempio, dobbiamo prendere spunto. Benissimo, noi adesso abbiamo delle norme scritte bene, ma dobbiamo riempirle di contenuto, e vedremo che per riempirle di contenuto, lo ripeto, dobbiamo renderci parte attiva con le scelte quotidiane che facciamo dalla mattina quando ci alziamo alla sera quando andiamo a letto, mentre lavoriamo, mentre siamo a scuola, mentre facciamo i compiti, mentre andiamo a fare la spesa, mentre appunto smaltiamo i rifiuti e vedremo, oppure mentre entriamo in relazione con l'ambiente in vacanza, siamo al mare, siamo in spiaggia, siamo su una barchetta di un pescatore, portiamo il cane a passeggiare nel bosco. Ogni nostro atto lascia un'impronta nell'ambiente, e quindi sta a noi decidere se lasciare un'impronta sostenibile per l'ambiente, qui entriamo nel tema della sostenibilità, oppure se vogliamo che la nostra impronta lasci un segno purtroppo indelebile, che troveranno anche le future generazioni, e che saranno... Quali sono le impronte indelebili? Sono quelle che vanno a esaurire o a bruciare, diciamo così, più energia di quanto il nostro ambiente produce.
Quindi vedremo nel concreto, mi aiuterete anche voi, magari avete già dei progetti in corso, io vi dirò quali conosco io, che aiutano a rendersi maggiormente consapevoli di ogni scelta che facciamo. Quando noi entriamo in relazione con l'ambiente, entriamo in relazione con il nostro habitat. Senza il nostro habitat, l'essere umano non sarebbe esistito. O meglio, senza l'habitat che ha consentito all'umanità di apparire, l'essere umano non potrebbe essere oggi qui. Per decenni, soprattutto dopo la rivoluzione industriale, non per colpa, ma forse per mancata conoscenza, che poi appunto dico mancata conoscenza per non essere fraintesa, ma tecnicamente si chiama ignoranza, quindi per mancata conoscenza delle esigenze ambientali, dalla rivoluzione industriale in poi, dell'ambiente che ci circonda, di tutte le risorse, dell'acqua, del suolo, della natura, della fauna, della flora, è stato fatto un uso come se tutti questi beni, che oggi però abbiamo capito non sono solo beni materiali, ma sono valori, perché sono ciò che ci consentono di stare bene in questo mondo, è stato fatto un uso di questi beni come se fossero dei valori, beni inesauribili. Tanto ho bisogno di suolo, tanto ne prendo. Tanto scarico nell'aria, perché ho bisogno di tanti trasporti per produrre tante merci, tanto potrò scaricare nell'aria per sempre. Purtroppo non è così. L'aria, l'acqua, il suolo, la flora, la fauna hanno dei limiti. Hanno dei limiti che purtroppo, o comunque superati i quali, determinano dei cambiamenti in sé e nell'habitat in generale che possono essere irreversibili. Si è inteso prima, per effetto del danno che si è inteso che si stava facendo alla salute umana, che questi valori hanno dei limiti, non possono essere sfruttati all'infinito. Ma poi si è dovuto andare oltre rispetto alla salute umana, perché si è inteso, e siamo qui per questo, si è inteso che oltre alla salute umana c'è la salute dell'habitat. Se, perché la Costituzione parla di biodiversità? E perché la Costituzione, il legislatore costituzionale ha deciso di introdurre espressamente biodiversità? Perché la biodiversità non è nient'altro che l'insieme delle specie che ci sono in natura. E non tutte sono state tracciate. Si è capito che quando l'habitat entra in sofferenza, quando l'aria, l'acqua e questi valori che abbiamo detto entrano in sofferenza, la biodiversità non ha più le condizioni per sopravvivere. La specie, quando sentiamo parlare di specie in via d'estinzione, ma perché entrano ad essere in via d'estinzione? Perché non ci sono più le condizioni climatiche che avevano consentito di apparire. Il problema è che se le specie, anche solo quelle, sono milioni, tracciate, entrano in sofferenza, non hanno più ragione, non riescono più ad essere esistenti e quindi si estinguono. Se non che l'estinzione di una biodiversità, facciamo un esempio, il lupo marsicano. Questo per spiegare per quale ragione ci sono tante associazioni
o tante categorie sociali che si impegnano e profondono il loro impegno per cercare di salvare una specie in via di estinzione, ma non perché ci fa piacere sapere che il lupo marsicano c'è ancora o non c'è ancora, questo senz'altro, ma questo dà la misura di quanto purtroppo l'essere umano, più o meno inconsapevole, ha determinato effetti sul clima, tanto da costringere una specie animale ad auto-estinguersi. Se si estingue il lupo marsicano, verrà meno un'altra specie della biodiversità che fondava la propria ragione di esistere, anche solo un parassita abituato a vivere nel pelo del lupo marsicano, si estinguerà, perché non c'è più il suo habitat che consentiva al parassita di esistere. Sembrano effetti banali, ma se sommati l'uno con l'altro cambia completamente il nostro habitat che ci ha consentito fino ad ora di esistere, e anche l'umanità rischia di entrare in sofferenza. Secondo gli esperti, visti anche i fenomeni violenti climatici, la desertificazione, le alluvioni violente, il riscaldamento climatico inedito, mai visto nei singoli territori, lo scioglimento dei ghiacciai, l'estinzione dei ghiacciai, sono segnali già ora gravissimi di un fenomeno che è stato progressivo nell'ultimo secolo, ma che deve essere rallentato prima di tutto e poi fermato il più presto possibile. Modificato. Allora ragazzi, chi è che deve fare delle domande? Venga, qualcuno vuole dei chiarimenti? Forza. Lupo marsicano e altri aspetti che ha detto adesso la dottoressa, vi interessano? Ne avete sentito parlare? Ecco, c'è una mano alzata forse. Ah sì, ne ha sentito parlare. Ecco, del lupo marsicano. Bene, bene. Poi qualcun altro, forza. Vieni, vieni davanti, vieni, vieni. Abbiamo parlato delle future generazioni e quindi di qualcosa che vi riguarda. Mi chiedo perché il lupo marsicano si sta inseguendo, cioè perché magari o cacciatori o cosa, perché cosa? In realtà, quando una specie animale entra in sofferenza tanto da rischiare di estinguersi, ci sono varie circostanze che concorrono in questo fenomeno. Allora, possiamo partire da quello più immediato, il fenomeno del bracconaggio, e il fenomeno quindi di quelle persone che cacciano animali per vari scopi, ma in realtà cacciano specie animali che sono vietate in periodi, magari semplicemente, ti faccio un esempio, una volta le abitudini dei nostri luoghi era di andare a fare il safari in Africa. Oggi si fa il safari fotografico. Una volta il safari era una vera e propria caccia indiscriminata nei confronti di animali esistenti solo in Africa, per riportare a casa magari una zanna d'elefante. Ma la zanna d'elefante, che può essere bella nel mio soggiorno, a chi piaccia, in realtà è il sacrificio di tantissimi animali, e soprattutto una zanna di elefante comporta l'uccisione di un elefante. Quindi lupo marsicano probabilmente è entrato in sofferenza perché sono cambiate le condizioni climatiche. Magari non faceva abbastanza freddo, magari non faceva abbastanza caldo, c'è stato il fenomeno del bracconaggio, la caccia indiscriminata, solo per magari avere la pelliccia del lupo marsicano, che è rara, faccio un esempio, non lo so. Però le ragioni sono queste, che se vogliamo io, non so voi, ma credo sicuramente molto più di me,
perché a mio modo di vedere la vostra generazione è più consapevole nei confronti dell'ambiente rispetto alla mia, io ne trovo delle ragioni assolutamente banali. Cioè, portarmi a casa una zanna di elefante la trovo una cosa quasi ridicola se penso al sacrificio di un animale così importante che sta bene nel suo posto. Questo è un esempio. Grazie comunque, grazie. L'estinzione di un animale potrebbe portare a uno spuntamento degli animali che causerebbe a sua volta uno spuntamento di un altro animale. Uno spostamento dato per il clima e per l'inquinamento. Un animale in via d'estinzione si potrebbe spostare e a causare a sua volta l'estinzione di un altro animale? Questa è una domanda molto intelligente, perché a mio modo di vedere, perché spostare un animale dal suo habitat naturale è quasi come causare un danno come l'estinzione. Se io porto, facciamo sempre l'esempio del lupo marsicano, che è abituato a vivere sulle montagne dell'Abruzzo, e lo porto, magari banalmente, sulle montagne dell'Appennino tosco-emiliano, oppure sulle Alpi, ad una temperatura che non è la sua, dove non ci sono i suoi animali che ha bisogno di cacciare per stare al mondo, per stare in vita. Spostare un animale è esattamente come correre, è un rischio esattamente uguale a quello dell'estinzione. Si rischia di farlo estinguere perché non è più nel suo habitat, non mangia più le stesse cose, non ha la stessa luce, non ha lo stesso calore, lo stesso freddo, e quindi sì. È possibile anche che arrivi nelle nostre città e ci possa aggredire qualche animale? Che gli animali fa... Allora, il fenomeno dell'arrivo di animali selvatici nei centri urbani, come il lupo per esempio, piuttosto che i cinghiali, no? Abbiamo visto. Allora, distinguiamo i due fenomeni. Per quanto riguarda generalmente l'animale arriva nei centri urbani, ma non perché purtroppo si diverte o perché gli piace, ma perché è costretto. È costretto perché purtroppo nel suo habitat non trova più abbastanza da mangiare. Le conoscete le rondini? Ma quando io avevo la vostra età, le rondini venivano. In che data? Quando? Adesso quando arrivano le rondini? Qua a Belgioioso. Quando? Eh? Sì, ma in che giorno? Quando avevo la vostra età, la rondine, era il 21 di marzo, in cui c'era la rondine sotto il tetto, San Benedetto, la rondine sotto il tetto. Adesso il clima, le rondini sono diminuiti, ce ne sono molto meno, no? Ma questo perché? Perché c'è stata un'evoluzione ambientale che ha costretto le rondini, molte sono morte, e hanno cambiato praticamente le loro abitudini. Questo è dove porta il mondo. Quindi ecco l'importanza che oggi avete ascoltato nell'ambito delle modifiche della Costituzione, perché il mondo sta cambiando e se noi non aiutiamo, ed ecco il leitmotiv dei nostri incontri che noi andiamo a fare, se non aiutiamo a modificare praticamente i comportamenti della natura, di avere maggiore rispetto, il mondo prima o poi finirà, e finirà più presto di quanto è previsto. Forza, ancora, vieni, senza paura, perché è da voi che traiamo spunto per aiutarvi meglio a capire queste problematiche. Ti chiami? Giacomo. Le nostre generazioni le generazioni future potrebbero anche risentirne quando alcuni animali si estingueranno, no? È sempre il concetto che
ogni modifica del nostro habitat ci comporta sicuramente degli effetti, non c'è nulla senza effetto. L'essere umano è nato in un determinato habitat che gli ha consentito appunto di apparire, e se pian pianino questo habitat viene modificato e l'estinzione di una specie, l'estinzione di una coltivazione autoctona, la desertificazione, la deforestazione comporteranno sempre più cambiamenti climatici che non sono le condizioni per le quali l'essere umano non è in sofferenza. E quindi sì, ogni causa ha un effetto. Si estingue un animale, si estingue una specie selvatica, si estingue una specie di pianta, cambia il clima. Non è vero che se noi deforestiamo non cambia niente. Deforestiamo e avremo dei cambiamenti che pian pianino ci porteranno ad avere delle condizioni climatiche che non sono più idonee per noi. Grazie. Vieni. Ma è per questo che siamo qui. Guardate che noi siamo subdoli, perché vogliamo che voi aiutate a controllare il cambiamento del mondo. Pensateci bene, ci aiutate e dovete adottare delle piccole azioni, perché tante piccole azioni fanno praticamente un'azione molto più grande e ci aiutano a cambiare le nostre abitudini. Io volevo dire che io ho visto al telegiornale che diceva che a Roma sono arrivati, per causa della spazzatura che era per strada, sono arrivati dei cinghiali e ci sono state delle vittime. E volevo dire che tutto questo è causa nostra alla fine, perché diciamo che vogliamo migliorare questa causa, però non ci stiamo arrivando molto. No, è un problema meno legale. Vieni. Ha ragione, però la causa è nostra, no? Perché? Perché non abbiamo tenuto quei comportamenti? Ma se voi, quando vedete all'interno praticamente della città, perché visto che questa è città di Belgioioso, informate immediatamente le autorità devono intervenire e liberare queste cause, perché se no si verifica che i cinghiali tutte le notti vengono a trovarci, e questo non è giusto, perché poi un cinghiale può anche uccidere una persona, no? Quindi vengono altri cinghiali, vengono i lupi, quindi il mondo è tutta un'evoluzione che noi dobbiamo aiutare anche tramite la vostra sensibilità a cambiare. Ma perché noi umani sappiamo che stiamo facendo del male all'ambiente e anche agli animali, ma ci sono alcune aziende che inquinano e vanno contro l'ambiente e gli animali, ma anche se lo sanno? Vedete, è buona la domanda, io vi parlo da economista, perché oggi sapete che cos'è che guida il mondo? Ragazzi, cos'è che guida il mondo? Bravi, il profitto, i soldi, no? Quindi viene trascurato praticamente il rapporto umano e vengono trascurati tutti questi discorsi, perché la cosa più importante sono i soldi. Allora dobbiamo cercare con la nostra sensibilità, non diciamo che vogliamo eliminare il profitto, ma bisogna che il profitto venga fatto nel rispetto delle leggi e nel rispetto della Costituzione, che ci ha detto l'avvocato. Quindi è una cosa molto importante. Grazie. Vieni. L'essere umano, questi fatti, è un po'...
più stupido del solito, perché scrive magari non distruggiamo le foreste e così via, sui fogli di carta. Di cosa è fatta la carta? Di legna alla fine, che proviene dagli alberi. È come scrivere sul legno non distruggete gli alberi. Alla fin fine. Grazie. Questa è una buona domanda, ma se non ci sono più gli alberi, come facciamo a vivere? Qual è la funzione principale degli alberi? Bravo! Cioè, gli alberi hanno la funzione di trasformare l'anidride carbonica in ossigeno, specialmente durante il giorno. Quindi con la luce. Quindi a questo punto qua io devo stare attento. Magari volete che comincio a dirvi, e poi ne parleremo la prossima volta più avanti, che verrà anche praticamente un maresciallo della forestale, ci spiegherà queste cose, andremo a vederle, poi ce lo direte anche voi. Per esempio, vogliamo fare una piccola cosa che ci sarà molto utile? Adottiamo un albero fuori di casa e andiamo a controllare che questo albero faccia il suo ciclo previsto dalla natura. In primavera fiorisce e mette le foglie, d'estate rimane verde e in autunno perde le foglie, perché vuol dire che l'albero è vivo. Se alla natura non fa questo ciclo, noi non avremo più ossigeno. Capite l'importanza di queste cose qua? È molto importante. Quindi già fare, se ognuno di noi adotta un albero, sapete che controllo abbiamo? Abbiamo un controllo grandissimo. Riusciamo a gestire praticamente l'evoluzione climatica. Forza! Bravi, bravi, bravi. Io volevo chiedere che se potremmo adottare un animale a lunga distanza in via di estinzione, mandargli il cibo, queste cose. Si potrebbe fare? Allora sì, come si può? Allora, ci sono tante associazioni ambientaliste che hanno questi progetti, adesso poi andiamo nel concreto. E così come si può adottare un albero, soprattutto in via di estinzione, a distanza, che viene geolocalizzato e alla distanza si può seguire la crescita. Per quali motivi in Italia, che per esempio il lupo non si possono adottare, mentre in Africa sì, anche se qua in Italia non ci sono, cioè il leone non c'è? Io francamente non so se in Africa si possano adottare animali selvatici. Se fosse così, mi verrebbe da dire, sono molto più evoluti di noi quanto a mentalità, no? Perché adottare un animale significa proteggerlo dai fenomeni che lo portano all'estinzione. Se lo fanno, forse dovremmo farlo anche noi, no? Per evitare l'estinzione. Gli animali erano tutti selvatici. Poi è stato l'uomo che secondo le proprie necessità le ha adottati e li ha resi partecipi alla propria vita. Così praticamente i cavalli, così le mucche, così il bue, così il cane che dà la fiducia, che l'aiuta. Però all'interno del mondo, fino a qualche anno fa, si era formato un equilibrio. No? Adesso se si rompe in equilibrio, che è questo, ma se non ci sono più boschi, dove vanno a vivere gli animali selvatici? A casa tua? No? Quindi ecco che bisogna cercare di conservare questo equilibrio. Allora, visto che mi è sembrato di capire che questi progetti tipo l'adozione degli animali o l'adozione delle biodiversità suscitano un po' d'attenzione, ma brevemente
preparandomi per oggi, perché ovviamente è sempre utile avere qualche fonte in più, vi dico quali sono i progetti di fronte ai quali mi sono imbattuta. C'è un progetto del WWF che si chiama Responso, che mira a proteggere la biodiversità marina, cioè a rendere più sostenibile la pesca. Uno dei problemi principali del nostro ambiente, voi sapete bene, è l'allevamento intensivo. L'allevamento intensivo di animali a scopi alimentari. Ora, anche per quanto riguarda i pesci, probabilmente per una moda culinaria attuale, ci sono alcune specie marine che vengono allevate intensivamente. Ma questo comporta degli squilibri nell'ambito della biodiversità marina. Per effetto di questi allevamenti intensivi ci sono state anche delle abitudini in alcune zone del Mediterraneo, quindi qui in Italia, di una generazione di pescatori che non avevano la sensibilità nei confronti del mare, quindi anche gli attrezzi di pesca rotti, anziché andare a smaltirli correttamente, da generazione in generazione venivano buttati in mare, un po' come la plastica. Abbiamo visto che poi però i pesci mangiano la plastica e quindi anche questi chiaramente muoiono, e gli stessi attrezzi marini fanno morire alcune specie marine. Questo fenomeno si chiama pesca fantasma, quindi questo progetto del WWF va a fare della formazione ai pescatori per far capire quanto è importante non buttare banalmente degli attrezzi da pesca in mare. Sempre il WWF in Svizzera ha fatto un progetto per ogni cittadino di dedicare un vaso sul proprio balcone o un pezzo del giardino per adottare un albero della zona, si dice specie autoctona. Perché? Perché in Svizzera hanno notato che alcune specie di alberi stavano per estinguersi. Mi chiamo Gabriel, e perché gli animali esotici come il leone bianco, queste cose qua, vengono prese dagli zoo, però non sono, gli zoo non sono collaboratori perché gli animali si stanno estinguendo. E gli zoo prendono questi animali solo per attirare queste poche persone che vengono. Grazie, grazie Gabriel. Sentiamo anche lui quello che vuole. Mi chiamo Diego, vorrei fare una seconda domanda. La mia domanda è se l'inquinamento che stiamo producendo potrebbe causare un'estinzione di massa paragonabile a quella di 65 milioni di anni fa. A lungo andare potrebbe causare l'estinzione di massa. Mi sembra che ce l'abbiamo fatta, abbiamo reso praticamente questa, diciamo, esposizione che abbiamo fatto tramite l'avvocato interessante. Approfondiremo questi temi, attenzione, mi raccomando, pensateci, perché poi il passo successivo sarà che voi a scuola dovrete fare dei temi e suggerire, dovete aiutarci quali sviluppi vogliamo fare per cercare di migliorare il mondo secondo quelli che sono i dettami della Costituzione, ma quelli che sono i dettami per una vita migliore di tutti noi. Grazie dell'attenzione. Vi ringrazio perché avete un applauso alla dottoressa Silvia Farinotti, direi. Grazie. Siete andati avanti, avete già capito di cosa parleremo la volta prossima, cioè proprio in maniera concreta come poter aiutare l'ambiente a migliorare. Grazie.